Sono Angelo Bracciavento, il responsabile tecnico della produzione dell'azienda agricola Moccari. La nostra azienda agricola Moccari si contraddistingue dalle altre sul territorio per la scelta di arrivare al consumatore con prodotti di eccellenza. I prodotti che produciamo sono l'olio, il vino, ortaggi, vari ortaggi sia a ciclo estivo che a ciclo invernale e diversi tipi di frutta. Il fiore all'occhiello dell'azienda agricola Moccari naturalmente è l'olio extravergine di oliva, prodotto dagli uliveti solo ed esclusivamente degli uliveti aziendali, condotti in regime di conversione biologica. L'azienda agricola Moccari produce due tipologie di olio. Pistoria Moccari è un monovarietale, costituito dalla varietà principe del nostro territorio, la Cellina di Nardò. Le olive vengono raccolte all'invagliatura, ottenendo così un olio, un fruttato leggero, molto delicato, con sentori erbacei, frutti di bosco e mandorla dolce. Percepibile un lieve amaro e un lieve piccante. Per quanto riguarda invece il Moccari tracciato, è un blend, è stato miscelato sapientemente con delle varietà, la Cellina di Nardò principalmente, insieme a delle varietà più strutturate, quali la coratina, la nociara e la frantoia. Si ottiene un fruttato medio, dove ha sentori erbacei, di erba appena falciata, foglie di pomodoro e di carciofo. Al gusto è molto armonioso, è morbido e avvolgente al palato. Nella produzione del nostro olio ci mettiamo tutta la nostra passione e il nostro impegno. Questo è ricambiato dai continui riconoscimenti avuti nei concorsi nell'ambito sia nazionale che internazionale, la presenza delle guide più prestigiose del mondo enogastronomico. Per quanto riguarda la vendita, noi dell'azienda agricola Moccari siamo presenti sui mercati nazionali che internazionali. Nei mercati internazionali tipo il Giappone, Corea e in Germania. Villa Leda nasce nel 2006 come piccolo ristorante a conduzione familiare. Da allora siamo cresciuti ogni anno, investendo sia nella struttura che nella formazione professionale, fino a diventare una realtà locale importante, puntando molto sulla banchettistica senza però snobbare né i piccoli ricevimenti né la nostra pizzeria con forno a legna, che richiede anch'essa molta dedizione e materie prime di qualità. La nostra cucina segue la stagionalità dei prodotti ed è caratterizzata dalla scelta di materie prime a chilometro zero, con uno sguardo molto attento al territorio. Non a caso abbiamo scelto l'azienda agricola Moccari come nostro fornitore di oli. L'elevato livello qualitativo dei loro prodotti e la competenza della famiglia Bracciavento si sposano bene con quella che è la nostra filosofia, e cioè amore per la tradizione, ma con un occhio sempre attento e vigile nei confronti dell'innovazione. Perché, se è vero che la cucina è arte e tradizione, è anche vero che l'alimentazione è soprattutto scienza. Bisogna amare la tradizione, ma stare anche al passo con i tempi, sperimentando nuove tecniche di cottura, lasciandosi contaminare da altre culture gastronomiche. Ma soprattutto bisogna amare quello che si fa, e questa è la grande fortuna sia mia che di Angelo. Questo piatto l'abbiamo preparato con un carpaccio di pomodori, una burratina d'angelo su un crostino di pane e lo ultimiamo con una confettura fresca di pomodoro. Per condire e saltare questo piatto abbiamo scelto Pistoria Moccari, che è un olio fruttato leggero con un sentore erbaceo. La composizione di questo piatto: abbiamo fatto delle zucchine alla poverella fritte sempre in olio Moccari, utilizziamo una burrata e andiamo ad adagiare sopra del polipo scottato, del prezzemolo, pomodorino confitto. Usiamo Pistoria Moccari a completare questa ricetta che esalta la delicatezza della pietanza. Questa è una zuppa di fagioli.
composta da fagioli, gamberi e cozze. Per la realizzazione di questo piatto abbiamo utilizzato un mocca ritracciato. Come secondo oggi abbiamo fatto un filetto di cavallo che so marinare per un paio d'ore, che andremo a spadellare e condire delle patate alla cenere fatte nel forno a legno e delle puntarelle di cicoria. Mocca ritracciato.